documentario presenta contenuti adatti solo ad un pubblico adulto. Le scene che vedrete sono state eseguite da professionisti sotto stretto controllo. Sono estremamente pericolose e non devono essere imitate. Si dice che l'abito non fa il monaco. Per le super tute moderne devo partire dal principio. Con la guida di un appassionato di storia. Piacere di conoscerti. Sono Randy. Tornerò nel Medioevo. Andiamo. Pochi cittadini avevano accesso all'armatura o all'arsenale completo, perciò cominceremo con la coppietta classica. Spada contro cotta di maglia. Sotto la cotta porterai questo giacco. In pratica è una tunica imbottita. Come sto? Benissimo. Si intona con il colore degli occhi? È proprio così. E alcune delle armi se li possono anche cavare gli occhi, perciò evitiamo il peggio. Nelle sue varie forme la cotta esiste da secoli. Attenzione ai denti. Questo funzionerà. Ti proteggeremo anche la testa con una cuffia. Questa è una spada lunga. L'idea è di avere una spada leggera e sottile per ferire o uccidere. Scopriamo se è vero. Hai un'aria molto nobile, Ryan. Mentre prendiamo posizione, Randy dimostra che questa spada può fare davvero male. Non preoccuparti, Ryan. Abbiamo un paramedico, ma non per la furia. Ecco cosa fa. Non voglio nemmeno pensare a cosa mi farebbe senza la cotta di maglia. Sto per attaccarti e toglierti la vita, perciò assicurati di stare comodo e tieni tu forte. Avvertirai un po' di spinta. Sei pronto? Pronto. C'era il segno? Sì, sì. Forse non ha rotto una costola. Ma questa potrebbe. Ho l'impressione che questa non mi proteggerà da quello. Non così. Siamo pronti per la prossima prova. Metteremo la cotta metallica sopra la testa. Questa andrà indossata sopra. La corazza, in pratica una tuta di metallo, era un rischio in sé. Se colpita da un avversario attento, le giunture bloccate lasciavano il soldato imprigionato nella sua stessa protezione. Ma su un campo di battaglia medievale era sempre meglio di niente. Non donava un granché, ma quando ci si preoccupa di salvarsi la vita, non si pensa all'estetica. Randy testa la lama dell'ascia di King con una coscia d'agnello sacrificale. I boia di un tempo, infatti, usavano spade o ascia. Mi è sembrato che abbia attraversato l'osso. Ha attraversato tutto. Anche la tavola. Già. L'altra cosa interessante delle asce è che spesso fanno gli stessi danni sia quando entrano che quando escono. Visto che c'è la mia gamba sul tagliere, è meglio non pensarci. Se quello fosse un teschio, si può immaginare che avrebbe fatto un rumore simile, ma molta più confusione. Stavo pensando di colpirlo nella zona del terzo. La prima cosa da fare è cercare di stare lontano dal petto, per evitare costole rotte o polmoni perforati. Cerchiamo di stare lontani anche dal cuore, perché un colpo in quel punto sarebbe mortale. Cercherò di colpire questo punto. Ok, buona fortuna ragazzi. Sei bravo con questa cosa. Sei pronto? Pronto. Sicuro?